20 aprile 2013. Giorgio Napolitano viene rieletto al Quirinale. Con i suoi 88 anni, nasce a Napoli il 29 giugno 1925, è il più anziano capo di Stato d'Europa. Dirigente del Partito Comunista Italiano e poi del Partito Democratico della Sinistra, ha trascorso in politica l'intera esistenza. Deputato, ministro dell'Interno, presidente della Camera, senatore a vita. Tra il 1999 e il 2004, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo. Nel corso del primo mandato come presidente della Repubblica, iniziato il 15 maggio 2006, il New York Times gli attribuisce il soprannome di Re Giorgio per la maestosa difesa delle istituzioni democratiche italiane anche al di là delle strette prerogative istituzionali, in particolare in riferimento al ruolo svolto nella grave crisi dell'autunno 2011, in cui avviene il passaggio dal governo politico di Silvio Berlusconi a quello tecnico di Mario Monti. La rielezione di un presidente della Repubblica uscente, poi nuovamente scelta dal Parlamento con la riconferma di Sergio Mattarella il 29 gennaio 2022, fu allora un avvenimento inedito ed inaspettato per l'Italia. Si era delineata lentamente in vista della naturale scadenza del mandato di Napolitano 10 maggio 2013, come l'unica possibile soluzione a una grave crisi istituzionale. Occorreva trovare una via d'uscita alla situazione di stallo che si era determinata in seguito ai risultati elettorali delle politiche del 24 e 25 febbraio, con una netta maggioranza soltanto in uno dei due rami del Parlamento. Trovandosi Presidente della Repubblica nel semestre bianco, cioè a meno di 6 mesi dalla scadenza, non poteva sciogliere le Camere e indire un rapido ritorno alle urne. Nonostante avesse più volte dichiarato la sua indisponibilità, Napolitano decise d'accettare la ricandidatura, a condizione che i partiti si impegnassero senza indugio a riformare la legge elettorale e le istituzioni. Alla sesta votazione, con 738 voti favorevoli su 997 votanti, divenne il primo presidente della Repubblica Italiana a svolgere un secondo mandato. Il 14 gennaio 2015 ha rassegnato le dimissioni.